23esima giornata, al Curice Perugia-Mantova, 4-3-3 per Caserta, sesto minuto. Perugia in avanti, Falzerano. La palla arriva a Burrai, il tiro, Bianchi mano, la deviazione e il gol. Il Perugia è in vantaggio, 6 minuti e 33 secondi, Grifoni in vantaggio con un tiro di Burrai, rivediamolo, deviato al volo da Andrea Bianchimano, 1-0 per il Perugia. Calcio d'angolo, il colpo di testa di Baniglia, 1-1, si addormenta la difesa del Perugia e il difensore del Mantova trova il pari. Rivediamo, Baniglia spulta alle spalle dei difensori del Perugia e batte Andrea Fulignati. Ancora il Mantova in avanti, tenta l'affondo la squadra lombarda, che dira, ne salta uno, il tiro e gol, 2-1 per il Mantova. Il Perugia è sotto, il Mantova ribalta la gara. Vediamo che dira, come all'andata, il gol contro il Perugia. Vediamolo anche da questa inquadratura. Un Mantova che sorprende il Perugia e si porta in vantaggio. Perugia in attacco, Falzerano entra in area, il tiro, il pari immediato del Perugia, 2-2. Anche Falzerano ancora in gol. Il pareggio del Perugia con Falzerano, uno dei suoi uomini più preziosi. C'è l'errore comunque della difesa mantovana. Falzerano si porta in area e batte Tozzo, 2-2. Rivediamolo ancora. Bello lo stop di petto, il tiro di destro a fil di palo e il gol. Cross in aria, colpo di testa ancora di Chedira, di pochissimo fuori. Ci prova ancora il Perugia, sempre dalla parte di sinistra, palla al centro. Perugia chiede questo calcio di rigore, non è dello stesso avviso l'arbitro. Vediamo il cross di Favalli, c'è un tocco forse di mano, le immagini non sono poi così chiare. Sembrerebbe comunque. Ancora il Mantova in attacco, deve uscire così Folignati, lancio lungo a cercare dall'altra parte Bianchimano, che tenta di incrociare, ma Tozzo para. Ancora i Grifoni, Cancellotti, bene la sua prova quest'oggi, palla al centro. Ancora Cancellotti che insiste, Let's Gubbio va a cercare Elia, c'è questo contatto, viene segnata un calcio di punizione sull'out dell'area di rigore di destra. Vediamo, Perugia che chiedeva l'intervento all'interno dell'area. Calcio di punizione di Burrai, palla lunga, c'è un doppio tentativo del Perugia, calcio d'angolo. Calcio d'angolo è ancora lui, Andrea Bianchimano, 3-2 per il Perugia. La zuccata vincente di Bianchimano e il Perugia è nuovamente in vantaggio. Rivediamolo, colpo di testa, il gol. Bianchimano, doppietta. Con l'immagine andiamo alla ripresa, c'è questo fallo su Sunas. Punizione dalla lunga distanza, Burrai, una deviazione, il gol. 4-2 Perugia. Il Perugia quindi allunga di due gol, 4-2 sul Mantova, tutti ad abbracciare Burrai, autore del gol. Rivediamo il tiro, c'è una deviazione in aria, ma la palla batte comunque Tozzo con questo tiro da lontano. 78esimo ancora, c'è questa volta il Mantova in avanti con questo tiro, ma la palla si perde sopra la traversa di Fulignati. Ancora il Perugia, vuole comunque allungare il divario il Perugia, ci prova anche il Mantova con questo tentativo da lontano che non impensierisce il portiere del Perugia. Finisce qui, Perugia 4, Mantova 2, 3 punti importantissimi per la squadra di Fabio Caserta. Risultati della Lega Pro Girone B, la 23esima giornata, San Benedettese Fano 2-2, Virtus Verona Arezzo 1-1, Ferrari Pissarro Cesena rinviata,
Padova Fermana 1-0, Carpi Molese 0-3, Triestina Legnago 4-1, Perugia Mantova 4-2, Ravenna Modena 0-0, Gubbio su Tirol 1-2, Materica Vispesaro 1-1. Andiamo a leggere la classifica della Lega Pro Girone B alla 23esima giornata. Su Tirol 47 punti, 44 il Padova con una partita da giocare, 43 il Perugia con una partita da giocare, Modena 41, San Benedettese 37, Virtus Verona 36, Triestina 36, Ferrar Pisalo 35 con una partita da recuperare, Cesena 35 con due partite da recuperare, Mantova 32 e Materica 32, Carpi 27 con una partita da recuperare, Fermana e Gubbio 26, Vispesaro 23, Legnago 22, Imolese 22, Fano 21, Ravenna 17, Arezzo 11. Andiamo a leggere il prossimo turno della Lega Pro Girone B, 24esima giornata. Imolese, Fano, Arezzo, Carpi, Su Tirol, Ferrar Pisalò, Cesena, Gubbio, Modena, Materica, Legnago, Padova, Fermana, Perugia, Mantova, San Benedettese, Ravenna, Triestina, Vispesaro, Virtus Verona. Vittoria netta del Perugia, più del 4-2, più di quello che non dica il risultato. Vittoria che, se non ci fossero state alcune sviste o alcuni errori di concentrazione difensivi nel primo tempo, probabilmente si sarebbe chiusa già alla fine della prima frazione. Sugli scudi Falterano e Burrai, che hanno davvero fatto girare la squadra come meglio non poteva accadere. Ripeto, qualche giudizio negativo deve essere spesso per la difesa. Cancellotti ha fatto una partita senza troppa personalità, spesso era in ritardo anche nei recuperi, ma ha supplito davanti il centrocampo e anche, devo dire, un attacco che, per quanto rabberciato, ha visto in bianchimano l'autore di due reti. Reti che hanno, sono state la seconda soprattutto decisive per dare una svolta alla partita. Il Perugia ha dimostrato una buona organizzazione in avanti, una differenziazione di portafoglio, come dire, di possibilità di arrivare al tiro e alla conclusione che lascia ben presagire per l'immediato futuro. Da rivedere queste amnesie difensive, se sono soltanto frutto della casualità, ma nel caso dei due centrali probabilmente sì, o comunque se è mancata anche un po' di filtro al centrocampo, visto che nel primo tempo giocava qua anche a propensioni molto più offensive rispetto a quanto all'equilibrio che potrebbe garantire per esempio un Bambale. Dietro, vista la prova di Cancellotti, ovviamente attendendolo comunque a ulteriori test, sicuramente è da definire, da chiarire una volta per tutte la situazione di Rossi, che sicuramente può essere molto utile al Perugia per la sua esperienza nella volata finale, volata che adesso sembrerebbe accennarsi a tre, con Padova, Su Tirol e Perugia che hanno preso un piccolo margine alle altre, in particolare al Modena. Il Perugia non si ferma più e, battendo per 4-2 il Mantova, ottiene la quinta vittoria nelle ultime sei partite, ma soprattutto si mantiene in scia a Sud Tirol e Padova. Una partita tutt'altro che facile per la squadra di Caserta, costretto anche oggi a rinunciare diversi grifoni, ma che ha saputo trovare in Falzerano e soprattutto Bianchimano i terminali d'attacco fondamentali per ribaltare una situazione tutt'altro che facile dopo il vantaggio iniziale, che ha visto i grifoni andare sotto per 2-1. Poi il 4-2 finale, con cui il Perugia ha suggellato una prestazione soprattutto di carattere, una prestazione che ancora una volta ha fatto capire di che pasta è fatto questo gruppo, dove tutti sono fondamentali e chiunque viene chiamato in causa sa dare il suo contributo per ottenere il risultato finale. La dimostrazione, appunto,
sta tutta nella prestazione di Bianchimano, autore di una doppietta, giocatore che poco appariscente ma di grande sostanza, che oggi si è preso il peso dell'attacco su di sé e che ha saputo ovviamente portare i propri compagni di squadra al successo finale, ma a coronamento di una prestazione eccellente. Ed ora si guarda avanti, perché il Perugia non può certamente cullarsi sugli allori, ma dovrà, a cominciare da domenica prossima, continuare su questa scia positiva, perché anche le altre vanno fortissime, ma il Perugia non ha nulla da temere e credo che abbia tutte le carte in regola per recitare il ruolo da protagonista in questo campionato. Ottima vittoria del Perugia 4-2 dopo un primo tempo un po' caotico, dove gli ospiti mantovani, a squadra di Troisse, si era addirittura portata in vantaggio per 2-1 dopo l'iniziale rete dell'1-0 firmata da Bianchimano. Poi è arrivato il 2-2 con Falzerano, il 3-2 ancora con Bianchimano allo scadere proprio nei minuti di recupero del primo tempo, poi il definitivo 4-2 nei primi minuti, al quinto minuto del secondo tempo, che di fatto ha chiuso i giochi. Un secondo tempo, come dicevo, molto diverso rispetto al primo, molto più equilibrato, razionale, con un Perugia molto più attento dietro in difesa, che ha di fatto controllato benissimo tutti i tentativi, pochi o comunque poco convinti a dire il vero, dei virgiliani. Un 4-2 rotondo che ci consegna 3 punti importantissimi per tenere il passo del Padova, che nel frattempo aveva battuto nel primo pomeriggio la Fermana in casa per 1-0, e del Sul Tirol, che era andato a vincere all'ora di pranzo, nella gara dell'orario di pranzo, sul campo appunto del Gubbio, per 2-1. Quindi il Perugia di Caserta torna nuovamente a vincere, anche nonostante le difficoltà con gli infortunati che ancora attendono un pieno recupero. Oggi Crialese e Murano erano, se non altro, in panchina, non sono entrati. Il tecnico intende chiaramente risparmiarli e non rischiarli. Poi più avanti rientrerà anche Federico Melchiorre, il giocatore che dalla partita di Matelica di fatto non vediamo più in campo. Ci attende proprio un'altra trasferta nelle Marche, quella di Fermo, ora sabato. Il Perugia dovrà necessariamente cogliere i 3 punti anche lì per continuare a marciare allo stesso ritmo, allo stesso passo delle dirette concorrenti per il primato. Una bella vittoria, avanti così. Bella vittoria del Perugia, un risultato tutt'altro che scontato quello conseguito oggi contro il Mantova, una vittoria anche di carattere, perché comunque il Perugia si è andato in vantaggio, poi però ha subito 2 gol in pochi minuti, che potevano tagliare le gambe ai Grifoni. Invece i Grifoni sono stati in grado di reagire, di ribaltare nuovamente la gara e soprattutto di allungare, quindi portando a casa 3 punti, in cui hanno anche controllato poi la gara, perché comunque una volta acquisito il vantaggio la squadra di Caserta è riuscita, senza rischiare nulla, a controllare la gara. 3 punti che allungano ancora di più la striscia positiva del Perugia, che lo collocano nelle zone alte della classifica. Ma va ricordata che anche la partita di oggi, la vittoria di oggi, è arrivata anche con numerose assenze importanti. Perugia si è concesso il lusso, se così si può chiamare, di battere il Mantova senza Melchiorre, Minesso, Murano, tra gli altri. Quindi anche chi è sceso in campo, Falzerano al terzo gol stagionale, Elia benissimo anche oggi, Bianchimano, che sembrava dovesse essere un giocatore che poteva dare una mano, invece sta dando tantissimo, è protagonista di questa squadra. Lui ha avuto un'assenza nel mese di dicembre per qualche settimana, ma prima e dopo sta dimostrando di essere un attaccante all'altezza della piazza di Perugia. Quindi benissimo così anche l'attacco, ma il centrocampo, Burrai, Sunas, lo stesso Kwan, che oggi è stato chiamato in causa dopo qualche settimana di panchina. Quindi bene, benissimo la prestazione dei singoli, benissimo la prestazione corale. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia e puntare più
in alto possibile. Il Perugia rifila una quaterna al Mantova e si riprende la sua rivincita sportiva contro la squadra lombarda. Infatti nessuno del Perugia aveva dimenticato la gara dell'11 ottobre 2020, ossia il quarto turno del girone d'andata, giocata allo stadio Danilo Martelli e che aveva visto il Mantova, compagine allora neopromossa dalla Serie D, sconfiggere nettamente il Perugia, formazione appena retrocessa dalla Serie B in Serie C. Una disfatta pesante che avrebbe potuto compromettere il campionato del Grifo ed invece è coincisa con la rinascita dei biancorossi. Infatti nelle 18 gare successive, l'11 ottobre 2020, il Perugia ha perso solo a Trieste, mentre 17 sono state le gare in cui ha fatto punti importanti. Il merito della ripresa del Perugia è da ascrivere assolutamente e principalmente al tecnico Caserta, bravo sia ad infondere fiducia ai suoi giocatori, a non disunire la squadra, ma anche ad adattare lo schema di gioco secondo le esigenze tecniche del momento, passando dal 3-5-2 al 4-3-3 e facendo punti importanti. Per cui è venuta fuori partita dopo partita la grande forza del gruppo, lo spirito di rivalsa e la forza tecnica del Perugia, in cui tutti, grazie a Caserta, si sentono titolari. Nella riprova la partita odierna vinta con merito per 4-2, dove è emerso il carattere della squadra di Caserta, che passando dal vantaggio allo svantaggio per 1-2 in casa contro il Mantova, il Perugia non si è disunito, ma ha avuto invece una grande reazione e ottenuto prima il pari e poi passato in vantaggio all'ultima azione del primo tempo. Il merito va a tutti, a Bianchimano che ha fatto due reti nel primo tempo, ma anche a Falserano che ha segnato anche lui un'altra rete ed è stato veramente fondamentale per la vittoria del Grifo. Poi nel secondo tempo, prima ha fatto la quarta rete con Burrai, poi ha portato a casa i tre punti senza correre alcun rischio, dimostrando di essere una grande squadra. Questa è la migliore dimostrazione che il Perugia c'è ed è fortemente determinato a lottare fino alla fine per centrare da subito la promozione. Ora però il Perugia è atteso sabato alla difficile trasferta di Fermo e dovrà impegnarsi al massimo per battere la Fermana, formazione marchigiana che come il Perugia, con 4 vittorie ed un pareggio ottenuti nelle ultime 5 gare giocate in casa, detiene il primato della migliore prestazione fra le mura amiche, ma la continuità è importante.